Il viaggio di Valentina. C'era una volta una bambina di nome Valentina che, esplorando il giardino, trovò una vecchia valigia contenente una mappa che indicava la valle dei vulcani. Senza esitare, Valentina decise di partire per questa avventura. Durante il viaggio, Valentina incontrò vari amici: una volpe veloce di nome Vito, una volpe vivace di nome Viola e un vecchio vagabondo di nome Vincenzo. Insieme attraversarono valli verdi ricoperte di fiori, visitarono vivaci villaggi pieni di colore e videro vulcani fumanti che sembravano quasi respirare. Ogni giorno era una nuova avventura, piena di sorprese e scoperte. Finalmente Valentina e i suoi amici arrivarono alla valle dei vulcani misteriosa. Qui, nascosto tra le rocce, trovarono un vecchio libro di storie. Sfogliandolo, scoprirono racconti di avventure passate e visioni di avventure future. Valentina capì che il vero tesoro non era il libro, ma l'avventura stessa e gli amici che aveva incontrato lungo il cammino. Sorridendo, si preparò a nuove avventure, sapendo che il viaggio era solo all'inizio.